sono un ma puoi iniziare il dragaggio sulla base di questo ma perché puoi iniziare? Però devo vedere ma dove si butta? Quando si butta i ferri? Tenete presente che io ho avuto il sospetto, la sensazione che loro aspettavano un inadempimento nostro, allora serve un pretesto per dire una noi iniziamo l'impresa. L'impresa è il provveditorato, non so se sono d'accordo. Cercavano un pretesto per iniziare perché non posso iniziare. Perché? Tanto è vero perché che hanno cambiato diverse volte l'iniziativa. Hanno tentato tempo fa, mi sembra febbraio, di fare una specie di staccionata sul mare impermeabile dove andare a buttare i fanghi. Si vede male la fotografia. Sì, staccionata sul mare. È stato sconsigliato perché tra l'altro avrebbe impedito anche la staccionata. Ma quanto è la famosa vasca fuori dell'atte morale? Sì, quella. Scusa, perché cercavano un pretesto? Perché non sanno dove portarlo. Perché non hanno i siti. Non hanno i siti, evidentemente. Hanno cercato questo tentativo. Scongiurato dai tecnici della la parte è stato fatto perché la parte non serve per quello che la parte pensavano di portarla lì da subito. Loro hanno venduto un appalto perché l'avrebbero portata a una discarica fuori Italia, hanno detto. Quando hanno chiesto la trasparenza, perché non gli hanno risposto sulla trasparenza. Dopodiché, questo è andato bene. Dopodiché, un'altra convocazione il 25 marzo mattina. Quando io avevo già firmato quella convenzione famosa, convoca una conferenza di servizi per il pomeriggio alle 3:30 presso la Capitaneria di Porto. E lì decidono e propongono di portare il materiale sulla vasca di Colmata. 10.000 questo. Aspetta, però per la domanda di Alessandro sì, sì, ma lo buttavano in mare dopo non butta in mare, dopo ritorno. Cioè, e qua siamo arrivati alla vasca di Colmata. Il 25 pomeriggio alle 3:30 loro propongono di mettere un telone su quell'attuale vasca di Colmata e scaricarci sopra la roba. L'ARTA, ma d'accordo anche i funzionari regionali, l'ingegner Visca, Sorge e quant'altro, ha detto no, la vasca va impermeabilizzata, se no se quel materiale che ci sta si è già pulito e lavato, ci mettiamo roba inquinata sopra e inquiniamo un'altra volta per quello che però sta sopra. Però l'ingegner Marconi venerdì disse che non serviva nemmeno l'impermeabilizzazione, addirittura la voleva buttare così com'era. Peggio ancora. Comunque hanno accettato la prescrizione nostra di impermeabilizzarla, però ancora non esiste, da quello che so. E non dal 25 avrebbero potuto fare quello che gli pare. Oh, vi dico pure che se la vasca di Colmata avesse ascoltato i consigli, mi permetti di dire consigli perché non sta a noi proporre, se non ce lo chiedono, la vasca di Colmata si poteva usare già dal mese di ottobre-novembre e si poteva portare in materiale senza analisi. Non c'era bisogno di analizzare il materiale se si porta la vasca di Colmata, perché lì può stare, per legge può stare stoccato lì per 48 mesi, dopo si analizza per portarlo. E mandava impermeabilizzata però. Sempre impermeabilizzata. Però sempre 10 in più. Ma impermeabilizzata ci vuole 2 giorni impermeabilizzata. Perché adesso si può fare la vasca di Colmata? No, ma 3 anni fa si pensava di svuotarla. Ecco perché. E beh, mica è stata svuotata. No, pensate perché c'erano degli interventi, ci hanno bloccato, si era pensato di svuotarlo 3 anni fa, 2 anni fa. No, ma si era detto che non si poteva usare. Svuotare e dovevano buttare. Porta la discarica, ma insomma. Allora, scusa. La vasca di Colmata si è negli anni 12-14 anni notevolmente ripulita con gli agenti atmosferici, mettendoci un telo impermeabile che quindi configura non un utilizzo della cassa di Colmata in quanto tale, che è ancora bestemmia perché siamo già in overbooking, no? Sì. Ma come un deposito provvisorio al fine di trattarlo, questo si poteva fare con tranquillità. Lo abbiamo ribadito il 25, c'è una conferenza di servizi, quindi sono autorizzati, e c'è la possibilità di mettere l'intero contenuto del bacino di evoluzione della canaletta e quello che ti pare. Metri cubi? Quanti metri cubi? Almeno fino a 100.000 si poteva andare. 100.000 metri quadri, quasi 80.000. Sì, 80.000 occhi chiusi che sentiva libera di porto. Per fare questo bisognava solo spianarla, mettere questi teli che siccome sono a rotoli non ci vuole niente a metterli, sono 23.000 metri quadrati e da quel momento partire a mettere la roba là sopra.